Un saluto a tutti quelli che mi stanno ascoltando e benvenuti. Il mio nick è Battimani. Lo scopo di questo video è mostrare come utilizzare il modulo Compleanni. È un semplice modulo che ho adattato da quello tedesco per le mie esigenze e spero anche migliorato per gli utenti italiani. Innanzitutto facciamo un ringraziamento a Gabriele che con molti impegni e dedizione mantiene il sito sempre aggiornato e pieno di notizie. La prima cosa da fare adesso è loggarci, quindi clicchiamo su login, mettiamo il nostro utente e la nostra password e una volta entrati andiamo nel menu Download Joomla 1.7 e qui troveremo tutte le estensioni che possiamo utilizzare. Clicchiamo su Moduli ed ecco il modulo Compleanni. Clicchiamo ancora su Download nuovamente. Ci verrà proposto dove scaricarla all'interno del nostro PC. Andiamo avanti. Molto bene, una volta scaricato non ci rimane che installarlo su Joomla. Andiamo su Estensioni, Gestione Estensioni, sfoglia, modulo Compleanni della nostra cartella, carica e installa. Il modulo si installerà in maniera molto veloce. Ok, il nostro modulo si è installato, come possiamo vedere qui in gestione moduli, e adesso dobbiamo preoccuparci di vari settaggi, come abilitarlo, che al momento è disattivato, sceglierne la posizione e via dicendo. Per questo andiamo su gestione template, vediamo il nostro template di default qual è, ok, e andiamo a vedere tramite la scheda template i vari dettagli che ci vengono offerti. Ovviamente sono nascosti perché non abbiamo abilitato tramite le opzioni la visibilità dell'anteprima del modulo, delle posizioni del modulo. Adesso lo abilitiamo, saltiamo e opla, come per magia, vediamo le anteprime, sono a disposizione le anteprime del nostro sito. Quindi andiamo a cercare la posizione che ci interessa, in questo caso voglio posizionare il modulo Compleanni sulla sinistra, sul lato sinistro del sito, quindi vediamo che la posizione 7 potrebbe andarci bene. Ok, possiamo chiudere questa schermata. Torniamo in gestione moduli, apriamo il nostro modulo Compleanni. Ecco, quindi andiamo a selezionare la posizione del nostro modulo all'interno del template, posizione 7 abbiamo scelto. Attiviamo, quindi pubblichiamo il modulo e assegniamo il modulo a tutte le pagine. Ecco, volendo possiamo anche cambiarne il nome, però a me va bene così, quindi lascio Compleanni e chiudo. Andiamo adesso su Componenti, Community Builder, Field Management. E creiamo un nuovo campo. Ok, questo campo deve essere di tipo data, perché andiamo a gestire delle date nella tabella dei contatti, quindi sarà visibile quando l'utente si verrà a iscrivere o vedrà il proprio modulo, e lo chiamiamo, come abbiamo detto prima, Compleanni. Il titolo che gli diamo, che apparirà per questo campo, sarà data di nascita. E salviamo. Bene, a questo punto assicuriamoci che sia attivo il modulo di login di Community Builder in gestione moduli e disattivato quello di default di Joomla. Andiamo a vedere il sito. Ok, e vediamo cosa è successo. Abbiamo il modulo compleanno nella posizione che abbiamo scelto, però non viene visualizzato nessun compleanno odiernamente. Perché? Perché ancora non abbiamo inserito nessun utente e quindi non c'è nessun compleanno da festeggiare. Quindi andiamo a registrarci. Ed ecco, questa è la schermata che ci comparirà all'inizio. C'è un po' di confusione. Andiamo ad aggiustare quindi le impostazioni su Community Builder per i campi da far visualizzare al momento della registrazione degli utenti. Eccoci, siamo tornati a livello amministrativo. Quindi le voci che ci interessano sono First Name, che deselezioniamo per la registrazione, ok, e secondo nome, che questo lo deselezioniamo. Ok, richiesto? Assolutamente no, sia il First Name che il secondo nome. Ok, First Name e secondo nome. Ok.
Torniamo anche un attimo sul campo dei compleanni per aggiungere una descrizione utile agli utenti che si registreranno. Benissimo, torniamo adesso a vedere il sito. Registriamoci. Bene, ecco, l'aspetto è cambiato notevolmente, diciamo molto migliorato. Mettiamo dei dati fittizi, Tizio Caio, un'email libero.it, ok, nome utente Tiziano, ok, password. Bene, e qui arriviamo ai settaggi della nostra data di nascita con la descrizione che abbiamo impostato, dove possiamo scegliere o il mese, il giorno, ecco l'anno, oppure cliccando sul calendarietto inserire direttamente la data che ci interessa. Adesso io inserisco la data di oggi, sposto un po' l'anno per non apparire appena nato e mi registro. Bene, ho abilitato l'utente, adesso ricarico la pagina per vedere come cambia il nostro sito. Benissimo, adesso l'utente che è stato abilitato viene riconosciuto e quindi viene festeggiato per il suo compleanno. Abbiamo il link per andare a vedere l'utente, la sua scheda, gli auguri per i suoi 19 anni e la torta. Cliccando sulla torta comparirà un breve filmatino che ho preparato come impostazione base, che potrà essere anche cambiato. Ovviamente queste cose adesso le vedremo nella successiva lezione. Per adesso mi fermo qui e arrivederci a presto e tanti auguri a tutti.